Inizia l'anno eh, con una battaglia, una battaglia per il nostro territorio. Perché? Perché la legge di bilancio, che è la legge più importante che si approva in Parlamento durante l'anno, eh, non contiene le cose che erano state promesse, le cose di cui necessitiamo e non ci sono nemmeno quelle che avevamo fatto lo scorso anno come governo di centrosinistra, quindi siamo al ribasso. La deputata Stefania Pezzopane e tutto il PD Aquilano lanciano l'allarme in merito alla legge di bilancio 2019 approvata definitivamente dalla Camera. L'aquile è uscita dall'agenda politica di questo Paese e, quanto aggiungono i dem, dopo il mancato trasferimento di 10 milioni di euro al comune del capoluogo abruzzese per il ristoro delle maggiori spese e delle minori entrate dovute al post terremoto. È una legge di bilancio recessiva dove si premia la spesa ehm, improduttiva eh, a, a, a svantaggio di quella produttiva che crea lavoro. E nello specifico in questa legge di bilancio eh, hanno bocciato proposte che come quella dei 10 milioni di euro per il Comune dell'Aquila sono proposte fondamentali perché senza quei soldi il Comune dell'Aquila dovrà mettere le tasse e tagliare i servizi. Sempre in questi anni abbiamo assegnato i fondi al Comune dell'Aquila e ai comuni del cratere 2009 per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese. Poi eh, la proroga sulla questione della restituzione delle tasse è stata fatta in corner e solo per, per sei mesi. Vengono tagliati i fondi per l'apertura del maxi all'Aquila e non si investe sulle attività produttive per il cratere 2016-2017. Insomma, non si vede un, un, un profilo di rilancio di questi territori così come avevano promesso. Critiche al governo giallo-verde vengono espresse anche da Francesco. Di Paolo, primo cittadino di Barisciano, in qualità di coordinatore dei sindaci. Noi del cratere, noi sindaci del cratere, possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti perché è vero che ci sono i 2 milioni, ma mancano da una prima lettura della legge i fondi per i cococode fuori cratere, che sono essenziali per il proseguo dell'esame delle pratiche. Su queste questioni il PD annuncia che nei prossimi giorni verrà organizzata un'iniziativa politica pubblica. E poi emendamenti nei prossimi provvedimenti in Parlamento perché tutto quello che ci serve ci venga attribuito senza dover andare col cappello in mano ma perché sono diritti e non favori.